l'avveramento del debito sanitario e quindi del commissariamento ci aspettavamo almeno la conservazione dei servizi attuali presso i quattro ospedali della provincia di Teramo. Invece la provincia è stata declassata tutta, a cominciare dall'ospedale di Teramo, e poi davvero un dramma si vive qui all'ospedale di Sant'Omero. Due unità operative complesse tagliate, due primari su quattro tagliati, davvero un'offesa a questo territorio che rappresenta una punta di diamante importante dei servizi sanitari, poiché contrasta la mobilità passiva verso le Marche, e invece proprio su Sant'Omero la giunta Marsilio è stata pesantissima, forse per favorire altri territori della regione. Quali saranno le azioni che metterete in campo? Ma noi abbiamo già messo in campo una serie di iniziative, da assemblee, da coinvolgimento di tutte le parti in causa, a cominciare dai sindacati, portatori di interesse, gli operatori della sanità, ma soprattutto i cittadini. Da questo punto di vista presenteremo emendamenti sia in commissione sia soprattutto in consiglio regionale, e lì ci attendiamo che i consiglieri di maggioranza di questo territorio, di questa provincia, possano fare una grande battaglia di tutela del servizio sanitario della provincia di Teramo.